prima di sciogliere questa grande e bella assemblea, desidero annunciare che il prossimo incontro mondiale dei giovani avrà luogo a Toronto, in Canada. Ecco, questo è l'annuncio per la seconda volta. La carovana dei ragazzi del Papa tornerà in America, anzi, ecco, per la terza volta. Ecco la bandiera del Canada. Era stata per la terza volta, scusate, è stata a Buenos Aires e poi a Denver ed ora torna ancora più a nord, nel Canada, nello stato dell'Ontario. Toronto in Canada nell'estate del 2002. I wish formally to announce that the next World Youth Day will take place in 2005 in Cologne, Germany. And now, as the living presence of the risen Christ in our midst nourishes our faith and hope, wo die lebendige Gegenwart des auferstandenen Christus in unserer Mitte unseren Glauben und unsere Hoffnung nährt, gebe ich mit Freude bekannt, dass der nächste Weltjugendtag 2008 in Sydney in Australien stattfinden wird. And I look forward to seeing you again in 3 years' time. World Youth Day 2011 will take place in Madrid, Spain. Mi complace annunciare ora che la sede della prossima Giornata Mondiale della Gioventù nel 2013 sarà Rio de Janeiro. Queridos jóvenes, tenemos encuentro marcado en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en el año 2016, en Cracovia. En Polonia. Y por eso, vi anuncio con gioia che la prossima giornata mondiale della gioventù, dopo le due a livello diocesano, sarà nel 2019 a Panama. Come dijo il Santo Padre, tenemos ahora que salir de aquí y poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Il prossimo Giornata Mondiale della Gioventù si tendrà in Portugal. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Así que los espero aquí el 25 para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Y así, en el 2027...